Eccoci qua, andiamo in giro ancora per i colli post-apocalittici, alla ricerca di cose, ammazziamo cose, distruggiamo cose, facciamo cose. Io sono VDSector, come sempre vi invito a passare sul canale Viola se vi va di venire nelle mie live, o comunque date un'occhiata ai miei social se non avete tempo di stare lì a guardare un pirla che alla fine si limita a giocare e a chiacchierare quando può. Trovate tutto linkato in basso comunque. Detto questo, direi che parto subito con il gameplay di Rage perché non voglio perdere tempo. Sì che sta diventando un gioco abbastanza lungo, quindi ci dobbiamo sbrigare. Dobbiamo dar sbrigare. Voglio un attimo una cosa. Ok, no. Pensavo ci fosse. Allora, avevo un po' di missioni da fare su Subway Town, sì. Allora. Trovare la centrale elettrica a nord. Adesso il passaggio nella grotta. Sai, la tua Cuprino non è affatto male. Devo procurarmi la nuova macchina. Sì. Mi ricordo. Ma è la grotta. Prossimo gameplay, ma non mi ricordo più dov'è, non riesco, non sto riuscendo a trovarlo. Andrò a vedere su YouTube a questo punto, perché mentalmente non riesco, sicché ci ho giocato 10 anni fa, non riesco a ricordarmi dove sta l'easter egg con la stanza del logo di Software. Ve la voglio far vedere. Se non sbaglio, sta proprio sulla prima zona che abbiamo visitato, però non mi ricordo preciso. Questa porta faccio esplodere qualcosa, si apre? No.
Mi sa che avrei potuto risparmiare una apritura. Cazzo di spavento. Che minchia fai, imbecille? Imbecille. Posso salire qua? Dobbiamo scendere di sotto, eh? Giusto, qua mi sa che le torrettine serviranno, quindi che devi resistere agli attacchi. Momenti non si vedeva sta latta di olio. Si spacca. Ok,
Perché scappate, pezzi di merda? Oh, ciao Albi, buonasera, buonasera. Ho preso tutto qua, mi dà la sensazione che ci sia sempre qualcosa di nascosto, segreto. Felicissima sera a lei e a tutti questi signori ingravattati. Scusa, ma sono un po' di bordello, ma figurati. Eccola la stanza con il logo di ID, ragazzi. L'ho trovata, era questa. Questa è un Easter egg, ID, vedete, ID. Vabbè, queste sono tutte le persone che hanno probabilmente lavorato. ID KFA, Doom, li chiama Doom. Era questa la stanza qui a bio, finalmente l'ho trovata. E niente? Ma veramente, manco un mazzo di carte, una cosa. Questa vi darà un achievement comunque quando la troverete. Il maestro c'è, Romero non so se ha lavorato a Rage, sai? Credo di no, comunque. Se non sbaglio, qua già non c'era più. We need software. Thank you.
finito di rompere i coglioni? Ha già fondato la Romero Games. Infatti, ma ne credo neanche Karma che ci sia comunque là, eh. Credo che manco lui avesse lavorato a Rage. Una torcia della potevano dare in sto gioco, eh. Almeno reagisce. Ciao cucciolotto. La sentinella ricorda quella di Doom 3. Sì, è vero. Un po' sì. Bello che guardo dove guardo io. Ma qua è pronto. Che è sceso proprio giù. Cazzimma level proprio. Cazzimma proprio level alti. Si nomme merda. Mangia da ste gonfie. I che ci faccio in birna di accominciare. La torretta è quasi morta, prendiamocela, va.
ammazza come picchia la torretta quella lì, oh. Posso mettere più niente? Oh, Anto, buonasera. Ti sta piacendo, Sfiro, Anto? Ma non posso farne altra. Io ho una marea di bottiglie. Molto, te l'avevo detto. Ma tu hai sia Spyro che Crash o solo Nitro Fueled, cioè di Crash? Andrà bene prima o poi, lei? Solo Crash Team Racing. E a confronto Nitro Fuel. Vabbè, ma è un confronto inutile. La degnità dei trilogi sono tre giochi. So. Mi era sembrato di vedere un fiore.
No, mamma mia, che nabbo. Vediamo ste robe qua, almeno ci leviamo il pensiero. Facci sapere per Borderlands. Ma quello non c'è il crossplay, su Borderlands, mannaggia. Sarebbe figo trovare un computer con Doom sopra, la schermata di Doom sopra. Guarda un po' chi c'è. Fammi indovinare, un altro degli uomini di Redstone? Mi sono dimenticato di comprarmi i dardi elettrici. Sono diventati fondamentali. A proposito, ho dimenticato pure di fare un'altra cosa. Il no, è scomparso il cadavere di quello, mannaggia. Tanto alla fine per me non è un problema aspettare. Non è che devo tirare la leva pure di là. No. Ci giochiamo ad un altro. Avete visto quello che ho postato il trailer dentro dentro il gruppo Telegram? Il nuovo gioco di Alien in terza persona. E sarà pure cooperativo. Prendilo come un consiglio. Vattene finché sei in tempo. Sono io che gestisco l'energia qui. Niente negoziazioni. Hai passato il segno, Russo. Si torna più indietro.
E com'è? Dovrebbe essere bello, vabbè. Secondo me, Però dietro c'erano altre direzioni. Madò che odio quando capitano queste cose. Allora. Caramba, aiuto. È chiuso. Vabbè. Ma si è chiuso. Va a morire ammazzato. Chiudo la valvola lì sotto.
Pesci vostri. Sono morto, compà. Ci credi che una volta giocavo a hockey da professionista? Non succede niente a qualcosa. Non esplodi. Cosa fai? Salta delle gambe. Ma quanti generi d'aria ci sono in questo gioco? Dicono sempre lo vedo.
vedo. Neanche un PC con Doom. Oh. Sai cosa ricordano pure le mitragliatrici? No, no. Stavo dicendo le formiche leone di Half-Life, ma... Ah, fai venire il boia e poi ci crepi, ma che paura c'è? Unia veramente qua sciattissima, eh. Hanno attivato il boia e ci si è buttato proprio la testa dentro. Eh sì, che va ammazzo tutti.
perché volete sopravvivere. Sono subitissimo. Essere qui in giro. Lo sto cercando. Intruso! Così no! Eccola! Forza! Prendete quella! Devi accendere il pannello di controllo! Morì tutti. Vabbè, oggi mi hai mandato una vera blasfemia comunque. E lo sai perché lo fai, eh? Pura blasfemia, cacchio. Ma non... la carta con questo su...
La corrente è stata deviata, ma dobbiamo stabilizzarla. Metti in funzione quel pannello e aiuta i nostri a uscire. Dai a quei bastardi un assaggio della loro medicina. Ratchet & Clank è una saga che non ho mai fatto. Roba Quick Champion ci sai fare? Una volta sì, ormai credo di averci perso la mano. Ratchet & Clank è una saga che non conosco, che mi piacerebbe prima o poi cominciare, sai? Fatto. Vai da Redstone. Sarà contento di sentire le novità. Tu perché l'hai preso per console, Anto? Non ce me l'hai chiesto, lo vuoi comprare? Regalato dalla Sony. Guarda, Ratchet & Clank, secondo me, io ho visto il gameplay del prossimo che deve uscire e mi sono appassionato. Ho visto i gameplay dei vecchi e è bello. Però purtroppo sul PS2 mi stanno vendendo un po' carucci. Palle, ogni cosa ormai è aumentata. Donna Red, adesso ricompensa di Sally, ma boh. Devo tornare, dai. Va bene, Antonio.
culo agli appugni. Only berserk. Pur di risparmiare munizioni. Uè, Zodiacum. Ehi, senti qua. L'autorità pattuglia la città. Non hanno ben presente chi sei? Non ancora, almeno. Tu non dargli motivo di sospettarsi o peggio di interrogarti. Fai il rapporto al capitano. Rapporto al capitano Marshall subito. Percorrendo una linea sottile tra il finire ammazzato e il farti nuovi amici, no? Ora, le cose importanti. In città ci sono pattuglie dell'autorità. Ignorano il tuo aspetto, il che è un bene, ma dobbiamo agire in fretta. Vai dalla Sard, deve aver decifrato la tua unità ID. Ti sei fatto una bella reputazione. Ottimo lavoro con quei predoni. Ehi, hai la stoffa del vero duro. Come ti diceva il capitano, recuperare le informazioni della tua unità ID è cruciale per noi. Ma non riesco ad accedere ad alcuni settori solo con il mio decifratore. Devo per forza usare due decifratori in parallelo se voglio penetrare in quei settori. Ed è qui che intervieni tu. Il capitano ha un contatto su al nord. Ha sentito dire che è comparsa un'arca nel canyon degli sciacalli e, lasciamelo dire, se sono stati gli sciacalli il primo contatto con i sopravvissuti, allora sono già tutti morti. L'importante però è che forse gli sciacalli hanno lasciato l'arca intatta, il che significa che dovresti riuscire a recuperare il decifratore e portarlo qui. Allora, devi dirigerti a nord, negli sciacalli sono un gruppo letale di predoni. Stai scassamma tutto quanto. Ce n'è tutto però. Quel decifratore. Quel decifratore è fondamentale per accedere ai settori nascosti della tua unità ID. Devi saperlo, le mutazioni umane non furono causate dalle radiazioni per l'impatto dell'asteroide.
I mutanti vennero creati dagli esperimenti dell'autorità con nanotriti e umani. I fallimenti furono scartati e scaricati nella zona devastata. Ovviamente, Albe. Pronti a diffondersi. Questa è la verità ed è questo che tutti devono sapere. Uomini giù al condotto dicono che le hai proprio suonate ai cervelloni. Devi essere matto. Il prossimo passo cos'è? Suonarle all'autorità? Ho suonato pure all'autorità, fra. Enforcer più avanti, occhio. Ma qua non chiuso. Riesci a crederci? Nessuno è al sicuro qui, nemmeno Red. Bel lavoro, amico mio. Con questo Blue Shine farò una fortuna. Compreranno la mia merce ovunque. Come ricompensa per il tuo aiuto, ti darò questa. Una ricetta per creare la speciale miscela Dietrich. Tienila per te, amico mio. È molto preziosa. Che cos'è la miscela Dietrich? Dovrebbe essere questo, infuso rigenerativo. Dai pure un'occhiata, forse trovi qualcosa che ti piace. Sono dardi elettrici, dardi elettrici. Dardi elettrici, eccoli qua. Mashcord.
congelatore ingredienti. Passa prima da me se ti serve qualcosa. Ciao. La città sotterranea non è l'unico luogo che ha bisogno di aiuto. Ci sono persone in tutta la zona devastata che lottano per sopravvivere e aspettano un eroe. Qualcuno in cui credere. Fatemi vedere sti infuso. Sempre qualcosa di speciale in vendita. Torna a trovarmi, ricorda che abbiamo sempre nuove offerte. Hai fatto un gran bel lavoro con quei cervelloni. Continua così. Potresti essere il nostro salvatore. C'era una tizia che mi aveva offerto. Dannata autorità. Un lavoro. Ehi tu. Se non l'avessi notato, ci sono degli enforcer in città. Occhio, mi dispiacerebbe non vederti più. Ah, maledetta autorità. Ci dice dove possiamo e dove non possiamo andare. Mi manda ai matti. Se fossi più giovane io. Ah, lasciamo perdere. Ehi! Quei bastardi dell'autorità stanno di nuovo curiosando. Marshall deve agire e farlo in fretta. Sarà meglio che abbia un piano. Non credere alle parole. Scommetto che quella feccia non immaginava una fine simile. Ottimo lavoro, amico! Ora torna là fuori e falcia altri bastardi! Questo gioco è facile da imparare, ma può volerci una vita per diventare un esperto. Ok, ecco come giochiamo qui. Parti con il tuo mazzo di carte personale. Esatto, il tuo mazzo. E da quello scegli le carte che pensi siano le migliori da giocare. Un po' di fortuna, un pizzico di strategia e tanto divertimento. Vincere o perdere dipende da come giochi la tua partita. Vediamo un po'. Non l'avevo parte su Sanremo, non ci penso proprio.
visto quello là, fa un attacco utile. Stordisce. Buon appetito, Albe. Ottimo. Stammi bene. Ho vinto. Manca solo quello dei coltelli. Era difficilissimo. Vabbè, che devo fare? Wow, il mio vecchio compagno di gara. Sei tornato a farti umiliare, perdente. E per dare più mordente alla gara, se mi batti vincerai la mia Monarch. Tutta per te, il miglior mezzo che il denaro possa comprare. Ora, come puoi rifiutare un'offerta del genere? Sono pronto, quando vuoi. Signore e signori, predoni e mutanti. Devo riavviare gara perché io non ci capite come che sto secondo. Non ho capito, devo seguire le frecce, mi sa. La Nance. E vince, posa la macchina. Ronzino.
posso credere che tu mi abbia battuto. Forse è qualcosa che ho mangiato che mi ha scombinato la guida. Ecco le chiavi della mia auto. La trovi nel tuo garage. Me ne procurerò un'altra e tornerò. Aspetta e vedrai. Non ti ho mai visto prima. Sei nuovo? Che posso fare per te? Butta un occhio, senza fretta. Ah, c'hai accessori tu. Ok. A presto. Le gare? Che fa le gare, go? Guidi molto bene, amico. Ottimo pilota e ottimo cliente. Forse un giorno avremo un nuovo campione della pista. Vuoi tentare la fortuna in pista? Guida seguendo l'istinto. Vai. Vuoi tentare la fortuna in pista? Guida seguendo gli stili.
Come li odio sti rally, mamma mia. Non è niente a cagare questi, si capisce la mazza. Si disputano gare tutto il giorno. Un'altra gara, va. Mo vengo. Secondo è stato tosto mantenerlo dietro, eh. Hai detto. Elaborazioni, ricambi. Che cosa cerchi? Grazie per il monaco. A presto. Non ha impulsi.
Ok. Mi butto qui dentro e me ne vado a cenare. Salvatiamo tutto. E vi ringrazio per aver visionato anche questo gameplay fino ad ora. Vi rimando come sempre ai miei social, li trovate in basso, soprattutto al canale Viola. Skull a voi, spero vi sia piaciuto, lasciate commenti, lo so che non li lasciate, però spero vi sia piaciuto.